Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi voglio parlare di un'idea che mi è venuta in questi giorni dopo l'uscita del Mavic Mini. Una cosa che forse prima non aveva molto senso, magari ce l'avrebbe avuto comunque, però non tanto come ce l'ha in questo momento. Diciamo che tutto è partito dal fatto che questo piccolo Mavic Mini diventerà un drone, o lo è già, un drone per tutti, chiamiamolo così, perché comunque è un drone che a parte l'assicurazione non deve fare praticamente niente a livello burocratico e ci permette di volare in varie situazioni abbastanza libere, cioè c'è sempre delle restrizioni, ma rispetto agli altri droni più pesanti di lui ci permette di volare un po' più liberamente. Essendo comunque un drone che non dico che costi poco, perché non è vero, però non è neanche un Mavic Pro, e essendo un drone poco impegnativo dal prezzo che comunque diventa anche più accessibile per tanti, mentre il Mavic Pro diventava già comunque una cosa un po' più ristretta a veri appassionati, questo invece è una cosa diciamo un po' chiamiamola così, per tutti, no? Perché comunque il prezzo non è impossibile, se uno è interessato diciamo lo potrebbe acquistare e lo potrebbe fare usare anche al proprio figlio, tipo un ragazzino di 14, 15, 16, 17 anni, quindi un ragazzino di questa età potrebbe tranquillamente pilotare un drone di questo tipo, perché comunque è un drone che vola bene, è sicuro, è nella norma dei 250 grammi, quindi basta avere la sua assicurazione e questo drone lo può pilotare diciamo chiunque. Però la cosa che mi ha fatto pensare è appunto questa cosa che lo può pilotare chiunque e lo si può regalare a chiunque, per dire possiamo regalarglielo a un ragazzino che ha 17 anni, a un ragazzo che compie i 18 anni, vogliamo fargli un bel regalo, gli regaliamo questo, però magari sappiamo anche che in quella fascia di età sono abbastanza mononeurone, cioè il neurone funzionante nella loro testa nella maggior parte dei casi è uno solo, quindi ci subentrano vari dubbi, varie perplessità, anche vari pensieri del tipo che gli diamo in mano questo, che comunque è un drone che se ne va a 2 km, va in altezza a 200, 300, 400 metri, sì, potrebbe andarci tranquillamente, quindi sappiamo che se siamo noi a farlo lo facciamo in determinati posti con usando la testa e via dicendo, mentre un ragazzo di 17-18 anni magari fa tutto questo diciamo in maniera molto frivola senza pensarci troppo. E allora da qua la mia idea, io ho scritto a DJI, questo è quello che ho scritto e quello che loro mi hanno risposto, anche se non so se gli ho scritto in maniera chiara, se è stato comprensibile quello che volevo dirgli, spero di sì. Comunque loro mi hanno risposto che girano l'email che gli ho inviato appunto alla sezione dedicata allo sviluppo. La mia idea cos'è? Di inserire nell'app DJI Fly un parental control, quindi la possibilità di andare a bloccare o meno con una password, come succede con un decoder di Sky, come succede con Netflix, come succede sui tablet, ormai sui PC, cioè ormai tutto volendo viene bloccato a zone, nel senso che se vogliamo che il nostro figlio di 5 anni usa il computer può, ma non può accedere a determinate zone del PC, o stessa cosa su Sky, se inseriamo il parental control certi canali non possono essere girati senza un codice o una password. Stessa cosa mi piacerebbe che venga inserita qua, secondo me sarebbe una cosa veramente utile per i genitori che vogliono regalare questo drone e stare tranquilli, cioè non solo qua in Italia, in tutto il mondo comunque, perché chissà quanti di questi droni verranno regalati a ragazzini di 17, 18 anni, 16 anni, quindi che volano senza magari troppo preoccuparsi di cosa può accadere. Quindi inserire nell'app DJI Fly un parental control dove con una password posso andare a bloccare o sbloccare appunto la regolazione dell'altezza e della distanza, di modo che io so che ho dato un limite all'altezza e un limite alla distanza e nessuno senza avere la mia password può accedere e andare a modificare questi parametri. Quindi secondo me sarebbe un'idea che DJI dovrebbe veramente tenere in considerazione. Io spero che la mia email venga considerata e implementino questa funzione, perché secondo me andrebbe a risolvere tanti problemi, perché comunque questo drone diventa veramente un drone per tutti.
E tutti intendo per tanta gente che prima magari il drone non lo calcolava, perché magari un, o meglio l'avrebbe voluto, però magari un Mavic Air diventava troppo impegnativo, un Mavic Pro ancora di più, o qualsiasi altro drone, ma anche un stesso Filmic X8 piuttosto che un Apsanzino. Cioè, questo è un drone talmente semplice, portatile, prodotto di qualità perché è marchiato DJI, quindi tanta roba dal punto di vista della semplicità, dello sviluppo. Quindi tutto questo porta sicuramente questo drone, che in più è anche di moda, un prodotto che potrebbe fare tendenza, averlo. Quindi quando una cosa diventa di moda, soprattutto poi qua in Italia, lo sappiamo che un prodotto, se diventa di moda, diventa abbastanza virale. Quindi ragazzi, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questa mia idea, se anche voi magari ci avevate pensato, o se invece adesso che ve l'ho detta io la state valutando come una cosa positiva, o secondo voi è una cosa stupida che non ha senso. Però valutatela su chi a figlio regala questo drone. Ovviamente non valutatela su di voi se magari non avete questo tipo di situazione, dovete fare una valutazione appunto nell'immedesimarvi nella situazione di avere un figlio di una certa fascia di età a cui volete regalarlo, anche addirittura fare usare il vostro, cioè non che ve lo glielo regalate, però magari quando lui lo usa inserite diciamo questo blocco per evitare magari sgradevoli situazioni. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti le vostre opinioni, perché ci tengo a sapere se questa idea ha senso o non ha senso. Aspettiamo lo sviluppo da parte di DJI, se magari veramente l'andrà a inserire nei prossimi aggiornamenti dell'app DJI Fly. Quindi se questo video vi è piaciuto ragazzi, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial. Ciao!